E Dio vide che era una cosa buona. È scritto in Genesi 1 come il commento fatto da Dio per una esperienza fatta nell'esame del mondo. Troviamo questa espressione in Genesi, che è il primo libro, 1, nel capitolo 1. Poi non lo troviamo più, questo modo di dire. Ma vediamo quando si comincia. Non nel primo giorno, ma nel secondo giorno, dopo che Dio ha diviso le acque dalla terra, è scritta una prima volta questa espressione. E avvenne così. Dopo che Dio ordinò le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in una sola massa e appaia l'asciutto. Dio chiamò l'asciutto terra e alla massa delle acque diede il nome di mare. E Dio vide che ciò era buono. Poi, e siamo al secondo giorno. In pratica, la bontà comincia con il numero 2, perché è solo allora che esiste veramente la pienezza di un piano. Un piano si regola su due dimensioni, che sono perpendicolari tra di loro, ossia opposte sotto il profilo del verso relativo alla direzione. Sono opposte come la traiettoria di una palla di biliardo che incontri una sponda opposta perché orientata di 90 gradi rispetto alla linea di percorrimento della palla, che è poi quell'impatto che determina il vai e vieni di quella palla secondo la stessa direzione perpendicolare nell'andata e nel ritorno. Solo quando c'è la pienezza di questo esistere dell'azione e della reazione, ossia dei due lati perpendicolari opposti tra di loro di un piano unico, come quello appunto relativo a una dinamica attiva e reattiva, solo allora può cominciare l'espressione di è una cosa buona. Perché se fin dal primo giorno avessimo trovato descritto che era una cosa buona, noi avremmo messo in risalto soltanto o l'azione uguale contraria. Per questo motivo il giudizio di una cosa buona comincia sulla Bibbia solo dal secondo giorno e poi si ripete puntualmente alla fine di ogni giorno, dopo il terzo giorno, dopo il quarto, dopo il quinto, dopo il sesto. E non sto a leggere se non il giudizio, la seconda volta che lo dirà, e quindi è scritto sulla Bibbia, c'è la terra produsse le erbe, le piante che facevano il seme secondo la propria specie e gli alberi che producevano frutto contenente il proprio seme, ciascuno secondo la propria specie. E Dio vide che era una cosa buona. Poi, andiamo avanti, Dio pose nel firmamento del cielo per illuminare la sera, per regolare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre, due lampade, una maggiore e una minore, il sole e la luna. E Dio vide che ciò era buono. Poi è scritto per la quarta volta, e Dio vide che ciò era buono, quando fece le fiere sulla terra, secondo la loro specie, e il bestiame, secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie. E vide che ciò era buono. E quindi
il mondo animale è il penultimo stadio, perché l'ultimo è proprio quando Dio creò gli uomini. Dio disse: ecco, io vi do ogni sorta di erbe che producono seme e che sono sulla superficie di tutta la terra, e anche ogni sorta di alberi in cui vi sono frutti che producono seme. Essi costituiranno il vostro nutrimento, ma a tutte le fiere della terra, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri striscianti sulla terra e nei quali vi è l'alito di vita, io do l'erba verde come nutrimento. E ciò avvenne, ed è proprio il giudizio finale alla fine del capitolo 1, il versetto è il 31, ed è proprio quello giusto per un Dio che opera con il 10 ed è 1, perché è 10 più 10 più 10 più 1, e quindi nel versetto 31 c'è il completamento di quel 31, che se noi lo leggiamo nel senso inverso è 13, mentre invece la somma delle due letture, 31 più 13, è 44, ed è quel numero 1 che è proprio tutta la creazione per come Dio l'ha scomposta in tutte le sue particelle, tanto che la particella di Dio è un 44esimo, e quando c'è la totalità delle particelle ce ne sono 44, perché sono quattro scomposizioni della realtà spazio-temporale o dell'unità e trinità del valore fondamentale di Dio, e il ciclo 10 di una unità decima, quindi quel 10 più 0,1, 11, che è il ciclo totale assoluto della realtà con il tempo 1 e lo spazio 3, poiché sono l'uno per l'altro, 4 per 11, 44, è quel totale, ma è totale, va visto doverosamente in due modi uguali e contrari, e uno è il 31, l'altro è il 13. Tutte e due queste visioni si riferiscono al ciclo 10, che è trino nelle dimensioni dello spazio o di quelle componenti della divinità, pure componenti, che sono le tre del Padre, Figlio e Spirito Santo, come le componenti di un unico volume di esistenza, di essenza. E si arriva a capire anche con grande facilità perché Dio uno è trino, perché il talento creativo di Dio assume tre linee diverse di azione che però contribuiscono, e a livello della creazione della vita umana sono proprio quelle del padre, della madre, del figlio, in cui la madre è espressa nella forma piuttosto neutrale di quello Spirito Santo, che è proprio collocato come la donna in mezzo tra i due contendenti di un marito che vorrebbe tutte le attenzioni per se stesso, mentre invece vede che appena arriva un figlio ha in quel figlio una sorta di rivale. Ecco, lo Spirito Santo dell'amore è proprio la donna collocata lì in mezzo tra questi due estremi della vita, perché l'iniziativa della vita è dell'uomo, perché è lo spermatozoo che va in giro in cerca del suo uovo da fecondare, e c'è lì la donna con l'uovo che è in attesa di essere conquistato per mettere al mondo, poi unendo insieme padre e madre, ossia Dio Padre e Dio Spirito Santo, e realizzarli come una nuova vita che abbia tanto dell'uno e tanto dell'altro. Ecco, e a complemento di tutto ciò, allora Dio vide che tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E venne sera, poi mattina, sesto giorno.
e col sesto giorno si completa l'opera creativa di Dio. Sapete bene poi che c'è il settimo giorno, e il settimo giorno è descritto nel capitolo 2, perché con il settimo giorno si completa anche l'opera di Dio, perché anche l'opera di Dio si completa in due tempi. Il primo tempo implica quei sei versi che, se partiamo da un centro e ci riferiamo alle componenti cartesiane, sono davanti, dietro, destra, sinistra, sopra, sotto. Sono sei componenti di una unità sola fatta di sei sesti. Così come se pensiamo a direzioni intere composte dai due versi concorrenti, allora sono le tre di Padre, Figlio e Spirito Santo. Ma come Padre, Figlio e Spirito Santo, per esistere poi devono avere il tempo dell'unità di questa esistenza trina, allo stesso modo, quando il sistema trino si divide nei singoli versi che o vanno di qua o vanno di là, allora sono sei, tre che vanno in positivo e tre che vanno in negativo. Ed è una cosa molto buona, ma a questo punto il totale delle dimensioni che sono necessarie sono le sei di una esplosione o di una implosione, componenti fuori dal centro o verso il centro, che poi esistono entrambi. E quando noi avremo espresso in gruppi di 12, due gruppi di 12 che porteranno il popolo di Dio formato schiavo in Egitto attraverso 12 figli, e il popolo nuovo, rinnovato di Dio quando si incarna e professa il suo nuovo Vangelo attraverso 12 apostoli, ecco, la concorrenza di questi 12 apostoli e di questi 12 figli di Israele sono poi quell'insieme del giorno e della notte in tutte le 24 ore che completano la pienezza del giorno. E se noi ci riferiamo invece al secondo brano, al secondo capitolo del Vangelo, abbiamo l'espressione proprio di questo 12, perché mettendo insieme il capitolo 1 e il successivo capitolo 2 abbiamo complessivamente un 12 che esprime proprio la pienezza del sistema binario, quando abbiamo 12 ore di luce, 12 ore di notte, ma nella creazione divina abbiamo un piano in cui ci sono 12 figli che entrano schiavi in Israele e 12 apostoli che li liberano davvero.